Aggiustiamoci il colletto della camicia e cominciamo questa giornata sportiva della festa dell'Immacolata, l'8 dicembre 2023, che si snoda attraverso vari passaggi che si concluderanno poi verso le 20:45 con l'inizio di Juventus-Napoli. Il suo epilogo, Radio Marte non vi lascerà soli neanche un attimo da questa mattina. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, buon pomeriggio a Emanuela Castelli in redazione, a Tony Mola in regia e come ogni venerdì in studio con noi Enzo Rambone, figlio del mitico Gennaro Rambone. Enzo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, come va? Tutto bene? Bene, bene, bene. Anche per te è una festa ibrida, questa Immacolata del 2023. Sì, ibrida, un po' come il Napoli, ecco, ibrida come Napoli. Non si sa se è un 3-5-2 o un 4-3-3. Sai, il 3-5-2 è improponibile perché significherebbe fare a meno del giocatore più in forma del Napoli, che è Politano, quello più talentuoso che è Cavara. Quindi di conseguenza Mazzarri deve sposare in pieno la filosofia di gioco di Spalletti, quindi difesa alta, è una squadra offensiva, perché il Napoli, meno male, il gol in difesa quest'anno lo prendete sempre, quindi ne deve fare sempre uno in più dell'avversario. Però diciamo che ad oggi la scelta di adattare Nathan in un ruolo non suo non si è rilevata felice, perché è venuta meno la spinta sulla fascia sinistra, che in termini di sovrapposizione, di inserimenti a sorpresa. Non ci dimentichiamo che Mario Rui l'anno scorso fu un'ala aggiunta, no, del Napoli, e quando attaccava il marcatore di Cavara o seguiva Cavara e quindi creava spazio per Mario Rui, oppure scalava su Mario Rui e Cavara faceva quel movimento all'interno che spesso ha portato al gol oppure a delle azioni importanti. Quindi vediamo se sotto questo aspetto ci sono stati dei passi in avanti. Ieri Mazzarri ha detto una cosa: non ci sono 9 punti di distacco tra la Juventus e il Napoli sulla carta. Ecco, vi chiediamo di scriverci al 339-666-9990 e attraverso il telefono allo 081-6363-6363 di dirci secondo voi quanti punti ci sono di distanza tra il Napoli e la Juventus. Fatecelo sapere. Pasquale Tina, buon pomeriggio, nostro inviato a Castelvolturno. Ciao, buon pomeriggio. Quanti punti ci sono tra il Napoli e la Juve in classifica? Al momento 9. No, dico. Al momento 9. Diciamo così, secondo. No, seriamente non mi sembra più forte, tanto più forte il Napoli e la Juventus, però tant'è, in questo momento la Juve ha cominciato bene il campionato, il Napoli no, quindi avanti. Però centrocampo la Juve ha molti problemi, perché tant'è vero che comprerà qualcosa a gennaio, perché c'ha Pogba che sarà squalificato per doping, non Fagioli che è stato squalificato per la vicenda scommesse, quindi davanti Vlahovic e Chiesa è una buona coppia d'attacco, però in attacco tu c'hai Osimhen, Quara e Politano. Mi sembra una squadra molto più forte del Napoli, forse in questo momento è più forte il portiere della Juve sicuramente, però secondo me ha ragione Mazzarri, però poi è chiaro che i punti vanno dimostrati in campo, non soltanto sulla carta, la carta conta poco. C'è già Peppe al telefono allo 081-6363-6363, telefoni aperti sino alle 13. Peppe, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio e sempre Forza Napoli. I punti di distacco tra Napoli e Juve non ce ne sono, perché noi siamo più forti. Li abbiamo dominati l'anno scorso sia all'andata che al ritorno, come dicono, domineremo stasera arbitro permettendo, perché domenica siamo stati arbitrati, nessun giornalista l'ha detto. Il signor che ha arbitrato domenica a Napoli, Massa. Come nessun giornalista lo ha detto, e ha accusato l'anno scorso di un falso rimborso lui, due guardialini e un arbitro di Serie B, e fu sospeso e nessuno lo dice, e oggi in Italia arbitra ancora. Perciò questo è proprio. E il calcio italiano sta andando a finire proprio a rotoli, anche grazie al presidente della Federcalcio, che non si dimette, Gravina, che nessuno ricorda. Questo signore ha fatto il presidente di Serie C e Serie D, dove presidenti e calciatori, lo sappiamo molto bene, anche in campagna, giocavano al calcio scommessa. È vero, nel 2021 Massa e Massa e Giacomelli nel 2021 sono stati sospesi
per lo scandalo dei rimborsi gonfiati. Ecco, Davide Massa è preso. Questo Massa oggi al Bisangò. Presunte infrazioni, però, io bisogna capire se poi sono state accertate, fino a che punto sono state accertate e sono stati sospetti. Il signor Rocchi si deve dimettere. Anche per quel delinquente che l'anno scorso hanno fatto dimettere soltanto all'altra 30 lance, Rocchi ancora gestisce gli arbitri e gestiscono i risultati. Grazie Peppe. Si deve dimettere perché la Serie C e la Serie D commettevano. Grazie Peppe, buon pomeriggio, grazie anche per questa testimonianza. Insomma, come vedi Pasquale, il riverbero, diciamo così, della designazione arbitrale non finisce qui, ma andrà a finire sulla partita di questa sera, indubbiamente. Auguriamoci che Orsato, dall'alto della sua esperienza, riesca a essere irreprensibile stasera e arbitrare in maniera trasparente il più che mai. Sì, ovviamente ci dissociamo sugli aggettivi utilizzati per Rocchi. Sì, vabbè, l'ho coperti, quindi insomma non si sono neanche sentiti tanto. Al di là di questo, sì, auguriamoci che non si debba parlare di Orsato come si è parlato di Massa, perché Massa si è, di Massa e della direzione arbitrale di Massa si è parlato come se si è parlato, quindi aspetti, auguriamoci di parlare soltanto della partita, insomma. Certo. Non so che partita sarà, io non credo spettacolare. No, io me l'aspetto molto tattica, non so se sei d'accordo anche Enzo Rambone su questo, ma aspetto una partita molto tattica, con la Juve chiusa, che cercherà magari di ripartire in contropiede, il Napoli che non troverà molti spazi e quindi decisa forse da un episodio, potrebbe essere questo. Io credo che la Juve non vada a prendere il Napoli alto, credo che lo aspetterà, quindi il Napoli dovrà essere bravo a non sbilanciarsi, cioè il Napoli non deve dare la profondità a Chiesa e a Rabiot, che sono i due giocatori insomma che in velocità possono fare la differenza, quindi devi fare il tuo gioco, però devi stare attento a non sbilanciarti, perché poi se vai sotto contro la Juve è difficile recuperare, insomma, visto insomma la grande attitudine difensiva dei bianconeri. Nicola al telefono. Sì, vai. Nicola al telefono, buon pomeriggio. Ciao Luca, buon pomeriggio e buona festa dell'Immacolata. Buona festa dell'Immacolata. No, noi in realtà ci conosciamo, io sono l'amico di Fritz Lautando, ti chiamo spesso, insomma. Ci siamo sentiti anche al telefono. Mi pare che faccia un po' di musica. Infatti. Sì, grazie. Infatti poi ti volevo proporre di scrivere un libro con me qualche volta su Napoli. Qualche proprio volta, quindi ogni tanto scriviamo un libro. Scriviamo più di uno. Perché io sono anche scrittore. Guarda. Comunque, no, Gianluca, il non gioco appartiene alla Juventus, questo lo sappiamo, è nella loro filosofia, insomma, è sempre stato basato su quello, al di là di Conte. Allegri è un allenatore così, è un po' come Ancelotti, il calcio liquido che a noi non ci appartiene, al di là di tutto. Quindi penso che il Napoli farà la solita partita aggressiva e cercherà di chiuderla subito. Credo. Va bene, che io più che calcio liquido però lo chiamerei calcio al graten, quello di Allegri, piuttosto diciamo così, pieno di come possiamo dire, di attriti, ecco, pieno di attriti, non è proprio liquido, forse liquido sarebbe piacevole, no? Assolutamente. Potresti berlo in un sorso solo, invece no. Va bene, Nicola, grazie, a presto per il libro, poi no, sceglieremo l'argomento. Questa è una cosa che la tengo in conto, perché figurati, io volevo proporti addirittura di scrivere un libro con te sul tuo programma, sull'intero programma, di come la gente nella vita diciamo si appoggia a Napoli su tutto e di come i programmi sportivi condizionano fino anche la vita dei calciatori. Allora, puoi scriverlo tu, io poi noi ti daremo lo spazio giusto su questo programma, su Forza Napoli Sempre, se vuoi puoi scriverlo, con il titolo di Forza Napoli Sempre. Perché poi noi lo sappiamo che loro sul telefono hanno l'app di Radio Marte. Certo. Questo lo sappiamo bene tutti. Nicola, buona festa dell'Immacolata, certo, buongiorno. Ciao, Luca. Buona partita stasera, buona partita. Pasquale Tina, con quali giocatori ha intenzione di giocare il Napoli? Con quale 11? Allora, innanzitutto ti aggiungo un piccolo elemento di discussione, magari anche per parlarne con Enzo dopo. Ieri Mazzarri? Necessità di dover cambiare qualcosa quando gli è stato chiesto che senza Kim è difficile avere quella difesa così alta, così aggressiva, perché non hai un difensore veloce in organico,
ha detto ci proveremo, altrimenti devo apportare degli accorgimenti, perché l'equilibrio tattico è fondamentale. Per quanto riguarda la formazione di stasera, rispetto all'Inter ci sono due cambi, Gianluca. Gioca Juan Jesus al posto di Østergaard, centrale con Rachmani. Gioca di nuovo Nathan a sinistra, anche perché Mario Rui prova a entrare tra i convocati martedì con il Braga. Però è chiaro, insomma, che anche martedì, se riesce a entrare tra i convocati, non giocherà, insomma, perché ha bisogno di un po' di rodaggio. E poi toccherà Zielinski per Elmas a centrocampo, per il resto la stessa formazione, qui davanti toccherà Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Ma Zanoli, scusami Pasquale, Zanoli ha recuperato o è ancora infortunato? No, ha recuperato. Ha recuperato ed è tra i convocati. Nel frattempo la Juventus invece dovrebbe giocare con la stessa formazione che ha affrontato il Monza dall'inizio, cioè con Szczęsny, Alessandro, Bremer e Gatti nei tre di difesa, Cambiaso largo a destra, Kostic largo a sinistra, in mediana Rabiot, McKenny e Nicolussi, e Vlahovic e Chiesa di punta. Grazie a Pasquale Tina, buona festa dell'Immacolata anche a te a stasera. Ciao Gianluca, ciao. Grazie, infatti. Grazie a Pasquale Tina. È cominciato ufficialmente l'immediata vigilia di Juventus-Napoli. Noi ci caleremo nella partita in maniera intensa. Emanuela Castelli dall'altro lato oggi è vestita di rosso ed è prontissima con tutte le curiosità anche nel corso di Martes Parlae sino alle 14 della giornata. E Tony Mola invece è pronto a fare che? A fare che? Cosa? 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 Sai che Mario Palligiano già l'avrebbe mandata? E quindi pubblicità. Marte. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Enzo Rambone in studio, Emanuela Castelli in redazione, Tony Mola in regia. Dino Brasiello, uno dei nostri più fedeli ascoltatori, ci ricorda che l'8 dicembre del 1996, esattamente 27 anni fa, era allo Stadio San Paolo per un Napoli-Verona 1-0, il gol di Mauro Milanese, me lo ricordo, era un diagonale da sinistra. Segnò al 93esimo minuto, allo scadere della partita, e la mia prima partita è stata quella, Dino, e quindi abbiamo ricordata anche noi. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp prima di andare al prossimo ospite. Ciao Gianluca, Salvatore. Salve. Gianluca, io non riesco a capire come mai Meret è ancora un titolare. Cioè, come mai non si inserisce Gollini? E poi ho visto un po' le probabili formazioni, cioè Østergaard che è stato il migliore in campo in difesa con l'Inter non gioca, gioca Juan Jesus. Cioè io veramente non riesco a capire queste mosse. Credo che abbia bisogno di un giocatore di maggiore esperienza, per questa la scelta di Juan Jesus in una partita contro un avversario come la Juventus. Però 0816363663 per intervenire in diretta. Noi abbiamo al telefono Antonio Giordano dal Corriere dello Sport Stadio, un mago del giornalismo, veramente. Io non so più trovare le parole per definirlo, che è a Torino in questo momento. Antonio, buon pomeriggio. Mi rifacci la Castelli, per piacere, parlo con lei. Allora, Castelli oggi ha la giacca rossa. Vabbè, che vuol dire? Però non mi dia in giro, tu sì. No, io non prendo in giro, io anche se può sembrare forse qualche volta anche di persona, non prendo mai in giro. Non sono serioso, ma sono serio quando dico che sei un mago del giornalismo, perché c'è qualcosa che... un mago del giornalismo. No, un mago, ma con la M di Milano. Eccolo. Senti, ma perché Juan Jesus? Vuoi dare la tua risposta, la tua opinione su questo tema? Ci chiedeva il nostro amico. Perché Juan Jesus e non Østergaard, che se l'era cavata abbastanza bene contro l'Inter? Ma insomma, poi calcio è proprio meravigliosamente bello per questo. Se ne mettiamo 10 assieme, facciamo 10 formazioni diverse, ma anche 10 acquisti diversi in periodo di calcio mercato. Credo che gli allenatori abbiano più percezione di noi delle condizioni dei giocatori, li vedono in allenamento, sanno come stanno. È una partita che si presta anche a Vlahovic, che ha un passo un po' diverso rispetto agli altri, e quindi ai Juventus. Senti, c'è già Leandro che ci chiama da Eindhoven al telefono. Buon pomeriggio. Immagino il freddo di Eindhoven, ragazzi. È un freddo cane, ragazzi. Neanche io me la passo male, te lo garantisco. A Torino pure, sì. Ma volevo sapere chi era Castelli, la signorina che ha risposto al telefono. Sì, perché?
No, giusto così. No, puoi parlare anche tu con lei, perché se vuoi parlare anche tu con lei ti trasferiamo nuovamente in regia. Dopo, grazie. Dopo. No, allora ragazzi, volevo chiedere una cosa, perché io sto seguendo in quest'ultima settimana il calcio inglese, parecchio, no? Sì. E mi sono reso conto di una cosa, perché si è parlato tanto del primo tempo, il Napoli non resiste, il secondo tempo è una cosa che abbiamo notato tutti quanti, no? A parte le lacune in difesa e tutto il resto. Io notavo, per esempio, ieri sera Tottenham West Ham, il Tottenham ha fatto un primo tempo incredibile, sembrava il Napoli dell'anno scorso di Spalletti a 100 volte più veloce, con i terzini che entravano dentro, e ha fatto una partita incredibile, però ha fatto un gol. Il secondo tempo si è spinto e il West Ham ha vinto 2-1 alla fine. Cioè, quindi qual è la morale? E la morale è questa, che secondo me pure Manchester City ha perso alla fine. Cioè, secondo me, lo so, però Manchester City veramente gioca a me, che sembra che stia cambiando proprio il tipo di preparazione e di approccio alle partite, che sembrano delle squadre vogliono imprimere tutto nel primo tempo e il secondo tempo poi. Va bene, quindi in chiave Napoli è tutto chiaro. Grazie Leandro, è così guarda, secondo te quello che succede al Napoli, Antonio? Il Napoli dal punto di vista atletico è in difficoltà. Ecco. Non testimoniano le partite, l'andamento delle partite, il rendimento delle partite che è così diverso dalla prima ora e l'ultima mezz'ora, e quindi evidentemente si porta appresso il peccato originale. Antonio, ci sono 9 punti tra il Napoli e la Juve o non ci sono, come asserisce Mazzarri, di distacco? Per me la classifica è sempre ragione, non può aver ragione soltanto quando magari ce ne siano 18-16 come l'anno scorso, cioè se ci saranno, poi non ci saranno come forza del gruppo, delle squadre, cioè io continuo a pensare che il Napoli abbia la squadra più forte, più o meno alla pari con l'Inter, secondo poi il gusto di ognuno ci si può orientare, però credo che Napoli e Inter siano gli organici più completi, più ricchi di talento, e credo che la Juve attuale rappresenti un grande miracolo di Allegri, perché non mi aspettavo che l'avremmo trovata lì, non mi aspettavo che avrebbe avuto questa personalità, anche se alla Juventus la personalità non è mai mancata, ecco. Senti Antonio, ieri Mazzarri, tra le tante cose che ha detto anche senza Kim noi proviamo comunque a giocare alti con la difesa, nel caso in cui dovessimo avere delle difficoltà ulteriori allora potremmo anche cambiare qualcosa. Che cosa può cambiare secondo te di Mazzarri in questo Napoli? A me l'idea, ti dico subito, è che questo non sia il Napoli di Mazzarri, cioè non sia il Napoli che lo veste perfettamente. No, penso anch'io così. È chiaro che se per una vita intera hai fatto delle cose, poi sperimentarne altre, insomma, richiede anche un periodo, come dire, in cui ci si fondano le tue idee con le caratteristiche della squadra. E cambiare, credo che debba un po' cambiare anche l'atteggiamento difensivo. Contro l'Inter un paio di volte mi sono parso di vedere una difesa troppo alta, cioè troppo prossima al centro tanto. Se non è Kim così non te lo può permettere. E poi gli errori che erano quelli di Garcia, cioè di distanza enorme tra centrocampo e difesa, che consentivano ai centrocampisti avversari di filarsi per le spalle di Lobotka, di Anguissa e anche di Elmos. Poi per quanto riguarda il resto è chiaro che questa è la quarta partita di Mazzarri, è troppo presto per pensare che faccia altro, e stasera credo che questa sia la partita in cui certe scelte / decisioni poi vadano prese. Se il campo dovesse dire che ancora ci sono delle difficoltà, credo che verso se stesso Mazzarri, che è un uomo avveduto, di buon senso, debba poi porsi delle domande, sapendo che avrei ha detto delle cose con De Laurentiis ma che non sono scolpite dal bagno, cioè si rende conto che il suo calcio è troppo
diverso da quello che il Napoli reclama. Il 4-3-3 non resti vincolato, cioè si dia una via di fuga che è quella di provare o di pensare, almeno di pensare. Senti Antonio, gli somigli, ecco. Prima di lasciare la domanda a Enzo Rambone e poi di lasciarti al tuo Barolo, perché oggi insomma immaginiamo che un calice di Barolo non te lo tolga nessuno a Torino con il freddo che fa. Spero non sono un calice. Ecco, non sono un calice. Allora, Mazzocchi Zanoli è uno scambio di cui scrive questa mattina proprio il Corriere dello Sport Stadio, quindi il tuo giornale, pare che ci sia stato un contatto anche con il presidente della Salernitana Iervolino. È una cosa che si può fare e fino a che punto si può fare? Non lo so se si possa fare, però c'è stato il contatto. Poi se le scrive Mandarini le cose conviene ricordare che sono giuste. Certo. Quando le scrive Giordano che non hanno molto. Quindi no, credo che ci siano le possibilità, poi dipende dalle volontà dei giocatori, dagli interessi delle società, però è chiaro che poi lo sai come vanno queste cose, cominci a parlarne, può darsi che accada, può darsi che non accada, ma il fatto che ne abbiano parlato è una notizia ed è anche una certo, volontà. Certo, è una volontà. Ti piacerebbe uno scambio del genere così a naso? Potrebbe essere utile al Napoli avere uno come Mazzocchi come vice di Lorenzo? Io sono curioso di vedere Zanoli, ecco. A me Zanoli piace molto, credo che non abbia avuto modo di poter farsi vedere tutto quello che ha per un motivo molto semplice: davanti a sé è un mostro, ma un mostro di dimensioni colossali, cioè il fatto che sia italiano molto spesso nella percezione generale ti toglie qualcosa, cioè Di Lorenzo è uno dei più forti esterni al mondo, può permettersi di giocare in qualsiasi grande club, Napoli compreso ovviamente, tant'è vero che ci gioca ed è persino il capitano. E se c'hai un mostro del genere davanti è difficile per te riuscire a farti notare. Tra l'altro non è neanche un mostro normale, perché non ti gioca nel turnover, lui gioca una vita a parte, cioè lui può giocare sempre, ovunque, non mostra mai un segno di cedimento. E quindi, però sarei anche curioso di vedere un'altra cosa, questa è una cosa che può riuscire soltanto a comprendere Mazzarri, cioè ci sono eventualmente i margini di portarlo a sinistra, che non è facile. È vero. Antonio, ti lascio. Non è facile dalla sera alla mattina, ecco. Ti lasciamo al tuo calice di Barolo, che forse saranno due. Non credo, tre. Buona permanenza a Torino e buon lavoro per Juventus Napoli. Buona giornata a tutti, radioascoltatori. Grazie, buon lavoro ad Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport Stadio a Torino per Juventus Napoli, che abbiamo appena sentito. Tra poco con Enzo Rambone gli approfondimenti su Juventus Napoli anche dal punto di vista tattico. Emanuela Castelli la potete sentire ogni sera dalle 20 alle 21 qui, oltre che negli approfondimenti e da inviata a Castel Volturno o altrove. Quindi Emanuela Castelli è una giornalista della redazione che va in onda la sera dalle 20 alle 21 in Marte Sport Live della sera, che magari qualcuno non conosce adesso, chi non lo conosce lo conoscerà. A tra poco. Marte. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, con Enzo Rambone in studio, Emanuela Castelli in redazione, Tony Molà in regia. Per Gifuni, ieri De Laurentiis ti ha definito perdente, almeno ha definito perdenti i napoletani perché non si accontentano mai. Cosa ne pensiamo? Io voglio citare solo la frase di Nelson Mandela, che probabilmente è un po' più importante di Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis dice: i napoletani sono perdenti perché non si accontentano mai, e non è vero. Nelson Mandela diceva invece, e ha detto, che i vincenti sono dei sognatori che non mollano mai, che è esattamente il contrario, e che è una frase, poiché è detta da Mandela, che non è De Laurentiis, che vale mille, anzi un milione, anzi un miliardo di volte di più. Enzo Rambone. Sì, no, in questi giorni abbiamo assistito a uno sciame, no, di attacchi da parte di De Laurentiis. Però questa dei... I napoletani che sono perdenti perché non si accontentano è gravissimo. Tutti i napoletani non sono perdenti perché abbiamo
e possiamo vantare eccellenze in tutti i settori. E poi la storia ci dice proprio invece che i napoletani si sono sempre accontentati, e questa è anche una virtù, perché ti dà la possibilità di poter avere un minimo di serenità e di felicità quando ci sono degli eventi nefasti, negativi, imprevedibili. E quindi veramente è stata un'uscita infelice, inappropriata e direi anche irrispettosa. E allora, nel frattempo, ciao Gianluca, e se Mazzarri avesse messo Juan Jesus al posto di Østergaard, perché se dovesse servire Di Lorenzo avanzerebbe a centrocampo e dietro rimarrebbero tre centrali, due dei quali con propensioni da esterni, così da realizzare il suo amato 3-4-3, potrebbe essere in corsa una soluzione e un'idea originaria di Mazzarri. Sempre a parlare, non è la squadra di Mazzarri, non è il suo modulo, allora che cacchiarola è venuto a fare? Invece di fare TNT, presuntuosello, ho studiato tutto da Spalletti, Vincenzo da Roma. No, non è questo, è che lui sta provando a fare il 4-3 anche con un certo successo, insomma, e con impegno, però non possiamo dire che questo sia il Napoli di Mazzarri, perché non è l'abito cucito proprio per Mazzarri, questo è chiaro. Poi il 4-3 sta dimostrando di poterlo fare, però Sì, no, io volevo aggiungere che in questi casi noi paghiamo il fatto di non avere un settore giovanile, una primavera in particolare all'altezza, perché quando in passato c'erano delle emergenze si era solito fare riferimento alla primavera, e l'esempio ce lo dà anche Mourinho, no? Che ha fatto esordire tanti ragazzi, alcuni di questi sono in pianta stabile in prima squadra come Zielinski e come Bove. E poi ritornando all'adattamento, ma un esterno destro si può adattare a sinistra in caso di emergenza, ce lo insegna Florenzi, ce lo insegna Cambiasso, ce lo insegna Parisi, quindi secondo me oggi Mazzarri non ha piena fiducia in Zanoli. Sentiamo un paio di messaggi vocali a questo punto, prima di provare ad andare da il prossimo ospite, sentiamo Ecco, chiedo alla regia dei messaggi. Ecco, no, non sentiamo i messaggi però. Non si riescono a sentire i messaggi. Bene, andiamo su Juventus-Napoli. La partita di questa sera. Io ho parlato di una partita bloccata in cui la Juventus aspetterà. Il Napoli con poco possesso palle. Il Napoli giocherà la partita, palleggerà, però troverà pochi spazi. Quindi come possiamo immaginare che possa andare questa partita? Come la possiamo disegnare, Rambone? Ma il Napoli deve cercare di fare subito gol, perché se fa gol la Juventus è costretta a salire, a sbilanciarsi, e di conseguenza il Napoli con i giocatori che c'ha potrebbe dargli grandi problemi. Se la Juve dovesse andare in vantaggio diventa un po' più difficile, perché la forza della Juve sta proprio nella solidità difensiva. Giocano 11 giocatori, calciatori dietro la palla. Non ha un gioco fluido, non è bello a vederla, però è una squadra oggi molto molto concreta. E quindi bisogna capire se il Napoli riuscirà a a giocare il primo tempo, perché secondo me il primo tempo lo deve fare a ritmi elevati, perché abbiamo visto che in passato la Juve ha sempre sofferto il Napoli proprio per la velocità dei movimenti, per gli inserimenti a sorpresa, per quell'1-2 che il Napoli solitamente faceva l'anno scorso. Adesso proviamo a vedere se si riesce a sentire questo messaggio, chiedo alla regia, proviamo eccolo qui. Io non capisco perché questo signore, questo giornalista che in collegamento dice ci dissociamo, ma voi dovete dire le cose come stanno, ma di che cosa vi dissociate? Caro amico, ci dissociamo dai termini utilizzati, non dal concetto. Stia calmo per cortesia, perché ma per quale motivo tutto questo astio e questa acredine e questo tono poi così irriverente e soprattutto arrogante da parte vostra? Non ho capito, si discute di calcio, calma e sangue freddo per cortesia. Ecco, grazie, messaggio.
proprio lì. Buongiorno dottor Cifuni, Nicola Casanuovo. Buongiorno Nicola. Alla fine resta sempre solo un unico obiettivo. Dovevamo buttarla dentro contro l'Inter, dobbiamo buttarla dentro stasera contro la Juve. Non ci sono alternative, arbitri, tattiche. Il primo obiettivo è fare gol e tentare di non prenderli. Questo è il riassunto di tutto. Buona giornata, buona Immacolata. Buona giornata e buona Immacolata a te. Speriamo in una bella partita sul piano del gioco e dell'arbitraggio. Del gioco ho qualche dubbio, perché la Juventus non gioca e non fa giocare, questa è la verità. Sentiamone un altro di messaggio. Buongiorno San Luca, buongiorno Mario Marte, buongiorno Immacolata. Io quel giorno ero in curva B, al 93esimo e 4 secondi, sembrava di Malavatera al gol di Milanese, quel Napoli-Verona del 96. Ancora un altro messaggio, eccolo qua. Ciao Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Enzo da Fagola. Buongiorno Enzo. Gianluca, no, io volevo dire, massacrano sempre Meret, per amor di Dio, non è impeccabile, in porta. Però quando Osimhen sbaglia un gol, se lo divora, vicino alla porta, e Cavaschero non riesce a buttare il pallone dentro, anche un po' di sfortuna. Meret che tranne il terzo gol non ha problemi, non ha commesso errori, diciamo, con l'Inter. Certo. È il Napoli che non gira. L'anno scorso era questo il Meret, soltanto quelle ore in difesa facciamo piangere. Allora, questo amico scrive: che tristezza, non aspettare altro per destabilizzare un ambiente già scombussolato da questo inizio di stagione, estrapolando una frase di De Laurentiis solo perché non sta simpatico. In primis De Laurentiis intendeva i napoletani tifosi quando dice perdenti, ma per quale motivo, caro amico, tu ti senti un perdente? Evidentemente per quello che scrivi sì, ma per quale motivo un presidente, una persona deve dire che i napoletani tifosi, non tifosi, siano delle persone perdenti perché non si accontentano? Oltretutto non è vero, perché chi non si accontenta non è un perdente, è oggettivamente un vincente chi non si accontenta, perché vuole di più, no? Lo dice la parola. Quello che scrivi tu mi fa pensare non solo che forse il perdente sia proprio tu e quindi sia, diciamo così, l'oggetto della frase di De Laurentiis, ma poi che forse non abbia compreso bene il senso di quello che dice il presidente del Napoli, che, vedi, dice molte cose, qui non si estrapolano le parole, ognuno si assume la responsabilità di quello che dice. Nella comunicazione è così, lo facciamo anche noi, quello che si dice è responsabilità di chi lo dice, e De Laurentiis si deve assumere questa responsabilità. Noi non estrapoliamo nulla, sono concetti abbastanza forti quelli espressi dal presidente, così come quello degli imbrogli, perché lui ha detto che si vince solo chi imbroglia vince per la seconda volta consecutiva lo scudetto. Ecco, anche questa è un'altra frase, l'abbiamo estrapolata. No, l'ha detta lui, che significa estrapolare? Adesso, poi, se lei, caro amico, si sente un perdente, ha spesso parlato benissimo di Napoli difendendola, allora noi facciamo i giornalisti da tanti anni. È proprio questa la contraddizione. Noi facciamo i giornalisti da tanti anni, sappiamo bene quello che ha detto De Laurentiis negli anni, lo conosciamo bene, ce lo ricordiamo bene, minuto per minuto, non ci sfugge nulla. Volevi dire qualcosa, Enzo? No, dico, anzi, il problema è il contrario, che noi ci accontentiamo, mentre sia per quanto riguarda il calcio Napoli che il Napoli, città in generale, ci sono ancora tante tante cose da fare, e l'ambizione è naturale, è anche dovuta, no? Se Napoli oggi è diventata una meta, no, del turismo mondiale, lo si deve proprio al fatto che una parte dei napoletani si è attivata per rendere questa città più appetibile, e non ci dobbiamo fermare. Allora, poi non è vero, Raffaele, che non ci sta simpatico De Laurentiis, chi l'ha detto? De Laurentiis ha sbagliato poco in 20 anni, che c'entra? Che c'entra poi il fatto di essere un presidente di una squadra di calcio e ottenere dei risultati? È un conto. E poi la comunicazione è un altro conto, ma quando uno la fa fuori dal vaso, secondo noi, bisogna dirle, non significa estrapolare, come dice lei, significa tener conto e analizzare un concetto espresso da un personaggio pubblico che è imprenditore, che è a capo della società sportiva Calcio Napoli. Allora, il realismo è un principio sano, scrive ancora San Raffaele, non possiamo pretendere da De Laurentiis trofei che non abbiamo mai vinto, ma noi non stiamo parlando della sua, del suo ruolo di presidente del Napoli. Ripeto, in 20 anni ha sbagliato poco, quest'anno ha sbagliato, però in precedenza ha sbagliato molto poco, quindi ha fatto tante cose buone, ma con la comunicazione non ci siamo.
e dobbiamo noi analizzare senza voler estrapolare perché non ci sta simpatico, anzi ci sta simpatico De Laurentiis, ma quello che dice, se lo dice e non siamo d'accordo, dobbiamo dirlo. E non sono solo io, Gianluca Gifuni o Enzo Rambone, a non essere d'accordo con questo assunto, e cioè quello che i napoletani siano perdenti perché non si accontentano mai, ma credo che il 90% della città quantomeno sia d'accordo con il fatto che questa sia una dichiarazione sbagliata, è un concetto assurdo. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco avremo Antonio Corbo, il giornalista della Repubblica, con il quale analizzeremo Juventus-Napoli in anticipo e anche le frasi di De Laurentiis, senza estrapolarle, solo analizzandole. Marte. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, con Gianluca Gifuni, c'è Emanuela Castelli in redazione, adesso Gigi Soriano in regia, Enzo Rambone, figlio del mitico Gennaro Rambone, qui in studio. Enzo, buon pomeriggio di nuovo. E devo dire che insomma si è dedicato anche al cinema horror Antonio Corbo nello scrivere il suo editoriale di questa mattina sul quotidiano La Repubblica. Ti piace Stephen King? Sì, a volte ritornano, Antonio. Sì, mi è sembrata carina la battuta di Spalletti, che evidentemente aspettava solo questo momento per una battuta che può rimanere un po' nella storia dei suoi rapporti con il Napoli, con lo Scudetto, con De Laurentiis, perché tutti non sanno ancora spiegarsi come mai un allenatore possa vincere lo Scudetto e poi fuggire appena possibile. Un minuto dopo già era in fuga e quindi consumava questa sua rivincita nei confronti del presidente, col quale evidentemente non andava d'accordo. Presidente che si è fatto vedere sia sulla nave l'altro giorno ai premi della Gazzetta dello Sport, sia la cittadinanza onoraria alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Vabbè, questo è stato un minimo, per carità, è stato un fatto di garbo, certo, nei confronti della manifestazione, del sindaco, dello stesso Spalletti, perché in qualche modo, come io ho scritto, doverosamente ho scritto, lo Scudetto non l'ha vinto solo Spalletti, ma l'ha vinto anche De Laurentiis. Mi ha colpito però la frase molto spigolosa di Spalletti quando dice che vivere in pratica con De Laurentiis è come vivere un film horror, perché sì, di continua tensione c'è un colpo di scena all'improvviso. Mi ha colpito anche la frase di De Laurentiis che dice che i napoletani non si accontentano mai. Sono perdenti perché non si accontentano mai, sì. No, perché si accontentano, perché non si accontentano. Lui invece è vincente perché non si accontenta mai di guadagnare. Ecco. Devo dire che è meglio citare Nelson Mandela, che diceva invece che i vincenti sono dei sognatori che non mollano mai, insomma. Ma lui è vincente, ma neanche lui molla mai, fa di tutto per guadagnare fino all'ultimo centesimo e fa bene i suoi interessi. Però voglio ricordare a De Laurentiis che lui non è un benefattore, il prodotto lo vende e in cambio dei soldi che chiede e che i napoletani pagano, lui deve offrire il miglior prodotto possibile. Quello che sta offrendo quest'anno il Napoli non è un buon prodotto. E meno male che Spalletti, nel parlare dei film horror, ha citato anche i popcorn, sono una cosa, diciamo così, piacevole da sgranocchiare prima che arrivi poi la scena thriller o horror che ti fa spaventare. Antonio, a volte ritornano, di Stephen King, quando ritorna il Napoli, che ha 19 punti da quello dell'anno scorso? Punto interrogativo. Ritorna quando De Laurentiis dà disposizioni ai suoi migliori collaboratori, se sono quelli che ha o quelli che deve cambiare, per andare sul mercato e comprare almeno due giocatori, un terzino sinistro, un mediano incontrista, rafforzare la squadra, oppure ci vuole un direttore generale, uno bravo sul mercato, una personalità del mercato che possa fare anche degli scambi. Sono dei giocatori che qui non hanno espresso quanto promettevano e quanto prometteva il prezzo pagato, e quindi a questo punto, se c'è un buon direttore sportivo, un buon direttore generale, un esperto di mercato, può anche cederli in prestito, fare degli scambi se ha la conoscenza del mercato europeo, e può fare anche degli scambi in modo da portare dei giocatori nuovi qui
anche in prestito, in prova, come è successo con Anguissà, e oppure recupera un po' di soldi, perché certo che Lindstrom non ha reso quanto si sperava. Non parliamo di Nathan, che doveva sostituire Kim, e invece vedo che non è un buon giocatore brasiliano quando si tratta di un difensore che palleggia, però nel marcare lui marca per telefono. Senti Antonio, c'è una tua teoria che mi ha incuriosito molto, quella degli allenamenti. La poi dovrebbe intensificarli per cercare di ritrovare, diciamo, no, così, brillantezza. Non è una mia teoria, attenzione, è soltanto un minimo di esperienza e di buon senso. E se il Napoli prende dei gol, speriamo che non succeda più. Io ho visto quello lì subito dall'Inter, da con Barella, e c'era una difesa completamente disordinata, non schierata, a parte che nei rientri erano praticamente spenti. Allora a questo punto si possono fare due sedute, al mattino si fa l'allenamento normale con il pallone, magari allenamento, diciamo, fisico per intenderci, sì, e poi il pomeriggio fai l'allenamento senza sforzarti, senza sudare neanche, e fai l'istruzione tattica, stai sul campo e l'allenatore spiega come devono essere i movimenti e come bisogna marcare e come si ricompone la difesa. Magari i regali di Natale i giocatori del Napoli li vanno a fare la sera tardi, insomma. È chiaro che a tutti i giocatori fa piacere uscire con le mogli a fare lo shopping, però questo è il momento di intensificare la preparazione. Ecco, i nostri amici che ci scrivono, pochi peraltro, però dice: ma voi estrapolate le frasi di De Laurentiis e poi lo criticate perché non vi è simpatico. Abbiamo già detto che ci è simpatico De Laurentiis, non estrapoliamo nulla, analizziamo. È un'altra cosa da analizzare. Io mi considero un amico di De Laurentiis, però sono anche amico della mia professione, e quindi quando scrivo perché io possa onorare fino in fondo il mio dovere. Scusa Antonio, un'altra chicca: è solo chi imbroglia può vincere lo scudetto due volte consecutive, perché l'ha detto lui, anche questo l'ha detto De Laurentiis. No, per carità, è una visione del calcio. Il Napoli, lo scudetto come l'ha vinto il Napoli, è un evento storico, senza ombre, un Napoli con 16 punti di vantaggio. Oh, lui dice due volte consecutive, può vincerlo la seconda volta solo chi imbroglia. Senti, io non sono il cronista delle utopie, sono un giornalista che parla di cose concrete. Lascio che De Laurentiis giustamente si diverta con queste battute, perché lui è amareggiato, le cose non vanno bene e quindi cerca di fare delle battute. Io rispetto molto De Laurentiis, che deve in qualche modo sperare che il Napoli cambi, ed è un presidente che finora si è comportato molto bene e si è circondato anche di grandi collaboratori. Non dimentichiamo che De Laurentiis ha avuto fior di dirigenti. Purtroppo quest'anno mi pare che le cose non sono andate bene nella rifondazione, e io non so se lui decide di cambiare lo scouting e prendere un altro direttore generale insieme col direttore sportivo, che va in televisione soltanto per dire che non può parlare Mazzarri. Mi sembra un po' poco per un direttore sportivo. Ci sono 9 punti di distacco tra il Napoli e la Juventus oggi, Antonio, come dice la classifica, oppure no? Mazzarri dice di no. Se tu vedi i finali di tempo, cioè il Napoli, io le cose le scrivo, il Napoli nei primi 35 minuti gioca da 9, certo. Dal 36esimo alla fine del primo tempo gioca da 7 meno, nel finale è uno schianto. E si è fermato, si è spento anche nella famosa partita, bella vittoria con l'Atalanta, che era sofferente, però è riuscito a portare a casa un bellissimo punteggio, un bellissimo successo, dovuto anche ad un errore del portiere che ha tirato la palla lì, non ce lo scordiamo, però era un'Atalanta sofferente, un errore del portiere. Il Napoli è stato bravo a portare a casa una vittoria, però anche quella volta io ho visto un Napoli che si spegneva nel finale, e quindi bisogna fare un recupero atletico importante. Antonio, buona festa dell'Immacolata, grazie. Sì, un caro saluto
io non ce l'ho a casa, ma tutte le Titti, le Concettine di Napoli e magari anche la pizzeria di Concettina di Tre Santi. Auguri a tutti. Grazie Antonio. Grazie, ma quindi De Laurentiis non è napoletano? No, è di origini è napoletano. Torresi, di Torre Annunziata. Dei napoletani c'ha tutto il meglio, la fantasia e la simpatia. No, lo scriveva, lo chiedeva un amico, diciamo un ascoltatore, perciò dico. Lui è un napoletano cittadino del mondo. Grazie Antonio. Grazie. Direi per la sua qualità di imprenditore, cittadino onorario del mondo. Cittadino onorario del mondo, di tutto. Quindi insomma, va bene, non basterebbe un sindaco Manfredi a dargli la cittadinanza onoraria di Napoli se non l'ha già, ma credo di no. Sentiamo questo messaggio. Un abbraccio a Antonio Corbo. Sentiamo questo messaggio vocale. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Io spero soltanto che Napoli fa qui settimo in classifica e non si qualifica mai. No, martedì. Perché? Solo questo spero. No, ma quel pappone sporco. No, non va bene, non va bene. Sentiamone un altro. Perché settimo? No, deve arrivare tra i primi quattro, assolutamente. Buongiorno, De Laurentiis resterà sempre il mio presidente, ma come uomo vale proprio zero. Noi napoletani non siamo perdenti, lo ha spiegato anche bene Rambone e lo ha ricordato bene Gifuni con la citazione di Nelson Mandela. Forza Napoli, sempre. Ecco, ancora un altro, tra poco arriva Dario Sarnataro con Marte Sport Live. Ci sei Dario, no? Perché ti vedo con la testa bassa, eccolo qua. Ecco. Buongiorno Domenico da Napoli, una domanda. Ovviamente premetto che non do tutte le colpe al solo Meret, perché diciamo i problemi che ci sono agli occhi di tutti. Ma noi un altro portiere ce l'abbiamo. Come mai non viene inserito? Forse potrebbe essere che De Laurentiis magari non vuole che Meret non giochi più, perché magari per non far svalutare il suo cartellino e quindi non poterlo vendere ad un prezzo ragionevole a giugno? Non lo so, poi risponderà colui il quale ha i nastri di partenza, è pronto in pantaloncino e canottiera, Dario Sarnataro, vedi, lo vedo davanti a me, ha i nastri di partenza di 200 metri, è prontissimo, è il nuovo Carl Lewis, ecco là, il nuovo Carl Lewis, gli manca, vabbè, che cosa? Va bene, Enzo, siamo in chiusura. Io non posso, vorrei ascoltare tutti i messaggi. Ad esempio, questo amico che scrive: guarda, mi dicono un sacco di messaggi uno dietro l'altro, arrivano, ma non abbiamo il tempo di leggerli. Buongiorno, di Gianluca, sono Luigi da Napoli. Buongiorno, Gianluca. Luigi. Ma voglio dire, io penso nessuno si è indignato delle parole che ADL ha detto, mi sembra ieri, sui napoletani. Che e ne abbiamo parlato, scusami Luigi, ma sei disattento. Ma ha detto, sapete perché i napoletani sono perdenti? Quindi già lui non si considera napoletano, dice napoletano, quindi lui è un'altra cosa. Lui non è napoletano, di Torre Annunziata. Io non sono mai contenti di niente. Lui è di Torre Annunziata come parenti, diciamo così. Poi è nato e vissuto a Roma, ovviamente, e questa è la realtà. Non lo so, ascoltiamone un'altra a caso e poi veramente chiudiamo, perché è tardi. Gianluca, ciao, complimenti a te e a Enzo. Buongiorno. Io seguivo anche il papà quando faceva le opinioniste nelle TV locali napoletane. Io vi chiamo dal Vallo di Diano, vi seguo sempre. Un grande saluto al gruppo WhatsApp Forza Napoli Sempre, che si chiama come la vostra trasmissione. Io dico che stasera vinciamo a Torino e vinciamo anche facilmente. Un bacio e forza Napoli. Ecco, allora, ecco qua. Questo amico scrive, Lello da Sant'Anastasia: siete la rovina del calcio Napoli, vi meritate con tutto il rispetto la precedente gestione. Io dico sì, i giornalisti sono la rovina del Napoli. Ah, lo diciamo sempre, non smetteremo mai di dirlo, però ci sono persone che sono la rovina della società, che è molto peggio, perché essere la rovina di una squadra di calcio, insomma, è un elemento circoscritto. Essere la rovina della nostra società è un problema molto più serio e che impone una riflessione accurata. Siamo in chiusura, grazie a Enzo Rambone, grazie per essere voi. Stato con noi. Buona festa dell'Immacolata, adesso arriva Marte Sport Live con Dario Sarnataro. Saluto Emanuela Castelli in redazione, Gigi Soriani e Tony Mola in regia. Grazie per averci seguito, ciao a tutti da Gianluca Gifuni. Buon pomeriggio.